Gioia Sport, il blog con tutto lo sport della tua città. Gioiasport.com. Direttore Arena, allora una partita combattuta, spigolosa, la spunta la nuova Gioiese, un risultato giusto secondo lei o ha qualcosa da recriminare? Secondo me è un risultato, diciamo, ok, vabbè, diciamo che alla fine ci poteva bastare pure il pareggio per quello diciamo che c'è stato, però grande merito per la Gioiese perché diciamo ci ha creduto più di noi, e poi per quanto riguarda anche per quei due errori che abbiamo fatto noi in fase difensiva, dove secondo me la Gioiese è stata più cinica, ci ha puniti, però ho visto una buona Gioiese dove secondo me alla fine diciamo ai punti ha meritato questa vittoria, alla fine un po' diciamo su quel tiro di Rizzo che ci poteva regalare questo pareggio, non si poteva gridare allo scandalo, però diciamo che è stata una partita combattuta su un campo diciamo un po' pesante, dovuto anche alle nostre assenze importanti, ricordiamo come gente come Laudi, come Curie, come De Miglio. Però questo non fa testo perché diciamo abbiamo giocato contro una buona squadra che ha espresso un grande calcio, e dove alla fine poi niente, abbiamo perso questa partita, secondo me giusta, diciamo alla fine ci può stare tranquillamente il risultato. Direttore, la sua squadra è venuta a Gioia con diversi fuoriquota, la panchina era composta soltanto da fuoriquota, è questa la nuova politica dell'isola? Sicuramente sì, è la politica degli under, perché io credo che dovuto a questa crisi che c'è diciamo in Italia, ma in modo particolare in Calabria, nel sud, ma poi è anche bello puntare sui giovani. Noi adesso, come al prossimo anno, l'isola punterà sempre sui giovani. Oggi la panchina era imbottita di 93, 94, 95, anche in campo c'è una squadra molto giovane con parecchi 91 e 90, quindi sì, sicuramente la politica dell'isola sarà questa. Un suo commento, un suo giudizio sulla nuova Gioiese, quale obiettivo può raggiungere la squadra del presidente Rombola, direttore Arena? Ma io credo che è un buon organico, poi dopo l'arrivo di Mario Del Torrione sta esprimendo un buon calcio, secondo me ci può arrivare tranquillamente perché non vedo queste grandi squadre lì sopra, come mi sembra il Montalto stesso oggi che mi abbiano detto che abbia perso, e quindi come anche vedendo anche la partita fra Fratelli dello Cielo non ho visto questo livello a livello tattico che sia più diciamo più importante oppure più giocato da quello che esprime la Gioiese. Io penso che la Gioiese se continuerà su questa strada sicuramente può prendere tranquillamente i playoff e giocarseli fino alla fine. L'isola invece, direttore? L'isola si deve salvare, l'isola ormai il suo campionato è questo, avevamo diciamo fatto una buona squadra all'inizio e puntavamo ai playoff, ma poi alla fine quando non ti gira bene sono quelle annate che purtroppo ti va male un po' di tutto, infortuni, poi diciamo la diabendata che non ti aiuta, e alla fine l'isola si dovrà salvare, punto e basta, questo è il campionato dell'isola fino alla fine. Gioiasport.com, il blog dello sport gioiese, il blog sportivo della tua città.